Ina Cipollari. Ecco perché tratto male Gemma Galgani. Ina Cipollari, in questa nuova edizione di Uomini e Donne, non smette di attaccare Gemma Galgani per le sue scelte amorose. In particolar modo la storica opinionista contesta alla dama piemontese di aver mandato a casa cavalieri più vicini alla sua età e aver optato per accettare il corteggiamento di un ragazzo di 26 anni che si chiama Nicola Vivarelli in arte Sirius. Inoltre l'acerrima nemica della Galgani non comprende come possa parlare di sentimenti se ancora non lo conosce a fondo. La Cipollari infatti è convinta che il giovane voglia solo sfruttare la sua popolarità. La bionda opinionista, alle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha voluto parlare di diversi argomenti, ovvero come ha trascorso la quarantena, per quale motivo ha cambiato idea su Giovanna Abate e svela per quale motivo tratta male Gemma. Ecco cosa dice riguardo al momento di quarantena che ha vissuto con i suoi figli. È un bel periodino, non vedo l'ora di mettermelo alle spalle. Ho in casa tre figli adolescenti accomunati dall'essere scatenati. Le prime settimane ho dovuto fare la guerra per non farli uscire di casa. Sono diventati miei giornalisti, cellulare alla mano, mi informano su tutto quello che accade. Io nel frattempo porto pazienza. L'intervistatore poi chiede alla Cipollari per quale motivo ha cambiato idea su Giovanna Abate. Ecco cosa dice a tal proposito. All'inizio ci siamo dovuti fermare anche noi, ma abbiamo trovato una formula per ricominciare con questa versione molto divertente del corteggiamento virtuale. Spero venga in parte mantenuta. Questa novità l'ha proprio cambiata. All'inizio non mi andava a genio, mi pareva avesse un po' troppe pretese. Ora la vedo sempre un po' capricciosa, ma mai banale. È una vera. Io non riuscirei mai, anche se magari per i più giovani funziona. Cosa ne pensa Tina Cipollari delle sue sfuriate? Queste hanno decretato il suo successo in TV? Non solo in TV, ma nella vita. Io non potrei fare quello che faccio se non fossi onesta con Maria e con il pubblico. Sono fumantina e nessuno mi deve dire cosa devo o non devo fare. Altrimenti non farei più televisione. So che a volte mi tolgono l'audio perché proprio per quella libertà esagero. A seconda del tono di voce con il quale pronuncia il mio nome, capisco cosa pensa. C'è il Tina per invitarmi alla calma, quello di quando supero il limite e quello in cui mi devo preparare al peggio. Gli altri opinionisti non hanno intenzione di esporsi, hanno paura di diventare impopolari. Si fanno inquadrare il profilo migliore, assecondando i conduttori, vanno solo a favore del pubblico. Sa quanto me ne frega a me? Niente. Piuttosto mi faccio prendere a pomodori in faccia, ma dico ciò che penso. Poi si passa a un argomento dolente, Gemma Galgani. Per quale ragione lei è sempre il motivo dei suoi attacchi? Ecco cosa dice la giunonica opinionista. Ah, che dolore! Quel rottame di donna con queste chat mi ha fatto diventare ancora più spietata. È una mummia ridicola. Ho preparato una mascherina e un bastone a tema per inveirle contro quando mi fa arrabbiare. Sono a prova di decreto. Ha 70 anni e piange per qualsiasi cosa. È riuscita ad emozionarsi pure per uno che le ha scritto due paroline carine su un computer, ma per favore. Certo che può amare, ma senza pretendere di fare la showgirl ventenne. Poi, ha visto che razza di corteggiatori ha? Uno peggio dell'altro. Sono uomini che pensano di arrivare con lei al dunque, in fretta. L'ultima domanda che viene chiesta a Tina riguarda la fase finale dell'emergenza coronavirus. Che cosa ne pensa a tal proposito? La possibilità di uscire con i miei figli. Li ho abituati a viaggiare molto, ci è saltato un viaggio in Grecia, ma ora vorrei solo portarli al mare più vicino. In questa clausura sto riscoprendo il valore delle cose semplici. Ci basterebbe andare in spiaggia a Fregene e poi tornare indietro. Vorrei anche stare con mio fratello, non lo vedo da 3 mesi e mi manca tanto. Sono una persona abitudinaria, chi mi conosce sa che vado a trovare papà al cimitero almeno un paio di volte alla settimana e questa immobilità mi dà ansia più oggi che 2 mesi fa. Ho paura del futuro. Mi auguro che con senso di responsabilità e rispetto delle regole non ci siano nuove ondate di contagio. Dovremo fare tutti bravi.
Se poi non avete la mascherina, prendete la mia con mummia di Gemma. Funziona, ve lo assicuro. Scaccia via proprio tutti. Dopo le dichiarazioni di Tina Cipollari, che riguardano Gemma Galgani, da che parte state? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.